Buongiorno a tutti, ringrazio il Signore di come siete entrati negli esercizi, siete edificanti, mi sono meravigliato per essere sacerdoti che sanno tacere, perché c'è un detto bresciano che dice che i preti sono come i tordi, neanche schiacciare la testa tacciano. E invece è grave. Ecco, sono contento perché il silenzio è il terreno della parola. E l'uomo è fatto per ascoltare la parola. E diceva un famoso filosofo, Enzensberger, che il genere più di lusso della nostra epoca moderna, che non si può comprare a nessun prezzo, è il silenzio. Che siamo bombardati da parole, e dice la sopravvivenza della specie umana in quanto umana dipenderà dal saper tacere. Quindi ringraziamo il Signore. Ieri con Maria abbiamo visto il nostro itinerario, che è l'itinerario della Chiesa, della nuova Eva, di tutti i suoi figli, di ciascuno di noi, che è il sì a Dio, alla parola, in modo che la parola possa diventare carne in noi e abbiamo lo stile del figlio di Dio. E poi abbiamo visto la prima presentazione pubblica di Gesù a 30 anni nel battesimo, che ci dà lo stile definitivo di Dio, solidale con tutti, con ogni limite, con ogni fragilità, con ogni debolezza umana. Fa addirittura del peccato il luogo massimo di misericordia e di amore, di compassione, anzi di salvezza, della stessa perdizione. E lì scopriamo il vero volto di Dio, lo stile di Dio, che non è quello dipinto dal serpente, che è l'immagine di Dio che istintivamente abbiamo dentro. Padrone di tutto, un po' tremendo, che ti giudica, vede anche i pensieri, per cui non puoi scappare neanche, ti condanna e ti giustizia fino alla morte eterna. Ecco, questo Dio chiamasi Satana. E Gesù è venuto a rivelarci il vero volto di Dio, quel Dio diverso a quello che affermano tutte le religioni, che è lo stesso che negano tutti gli altri, che è lo stesso Dio, per presentarti il vero volto di Dio nella sua carne. È la carne di Gesù, è Gesù il rivelatore del Padre, il Figlio. E abbiamo visto nel battesimo il Padre che parla per l'unica volta, poi ripeterà la stessa parola nella trasfigurazione. Dio Padre non ha molte parole, ne ha una sola, è il Figlio. E proprio quando Gesù si mette in fila con i peccatori, si immerge fin dentro la morte anche del peccato, perché in quell'acqua si sono immersi tutti i peccatori, tutto il popolo, e sotto di lì tutte le generazioni fino ad Adamo, peccato di tutto il mondo che pesa sull'agnello di Dio, proprio lì il Padre dice: tu sei il Figlio mio diletto, in te mi compiaco. E poi dirà per la seconda volta nella trasfigurazione ai discepoli: questi è il mio figlio diletto, ascoltate lui, dopo aver predetto per la prima volta il mistero della sua passione. Quindi Gesù è la parola stessa dal Padre. E nel battesimo, come dice la traduzione più esatta, dice: proprio così Gesù stesso dava principio a 30 anni. È il principio del mondo nuovo, la scelta di Gesù. Quella scelta che il Padre definisce suo figlio, è la parola del Padre stesso, Gesù. Quella parola che ha fatto il mondo e ha creato il mondo e lo restaura. E subito dopo si vede il controprogramma nelle tentazioni. Non ci fermeremo, ma perché le conosciamo bene le tentazioni. Perché dice Siracide 2:1, figliuolo, se ti appresti a servire il Signore, preparati a subire la tentazione. Cioè, se voglio fare il bene, allora sento la tentazione del male. Ma se faccio il male, non è nessuna tentazione, se non di smettere, che è un'occasione. E le tre tentazioni, che Luca chiama ogni specie di tentazione, riguardano i tre sapori del frutto, i tre colori del frutto proibito: buono da mangiare, bello da vedere e desiderabile per essere come Dio.
sono praticamente lo stile di Satana. E Satana si presenta a Gesù presentandogli, di che queste pietre diventano pane. Il pane rappresenta i beni, la vita, le ricchezze. La prima cosa, se sei figlio di Dio, la prima cosa che facciamo per mostrare che siamo figli di Dio è avere tante ricchezze, perché senza i soldi si fa nulla, no? Gesù gli risponde con la parola, non di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La seconda tentazione è: io ti darò tutti i regni della terra che sono miei, dice Satana. Complimenti. Gesù non glielo contesta. E Gesù ha rinunciato ad avere uno stato cristiano, e anche un partito cristiano, dice, che faccia la bilancia per il potere. No, non punta al potere Gesù. Puntare al potere e al dominio non è cristiano, e distrugge le relazioni, e distrugge l'umanità dell'uomo. Punta al servizio. E non punta alla ricchezza, a possedere, punta a dare. E poi la terza tentazione è l'orgoglio. Dio è con me, Dio mi obbedisce, io mi butterò via dal foglio. E invece lo stile di Gesù è l'umiltà e l'obbedienza al Padre. E Gesù risponde a Satana con la parola. È solo la parola del Vangelo, la parola di Cristo, che mi impedisce di usare come mezzi privilegiati del mio ministero quello che Gesù ha rigettato come tentazione diabolica. Perché per noi modestia a parte, se avessimo un po' di denaro, avessimo un po' di potere politico, potessimo fare i miracoli, avremmo risolto tutti i problemi. Sì, saremmo dalla parte di Satana, appunto. Perché lo stile di Dio è l'opposto di questo. E allora vediamo, e seguo adesso il Vangelo fino ad arrivare alla parola, che sarà il capitolo sesto, quando viene spiegata la parola al versetto 20. Cosa fa la parola di Dio? E c'è tutto il programma del Vangelo nelle prime sei opere potenti che fa la parola. Innanzitutto vediamo al capitolo quarto che Gesù va a Nazaret, nella sinagoga, dove era stato 30 anni, e si mette a insegnare. E tutti dicevano: ma com'è bravo! E poi cosa fa? Dichiara il senso di tutto il suo ministero, di tutto il suo servizio, e legge Isaia 61, versetto 1 seguente, dove dice: lo Spirito di Dio è sopra di me per dare il buon annuncio ai poveri, sanare i contriti di cuore, eccetera. Che praticamente è proclamare l'anno accetto a Dio, che è l'anno giuntare. E Gesù realizza che cosa? Le condizioni per restare nella terra promessa. Le condizioni sono molto semplici, sono descritte nel Levitico 25, è che Dio è padre e noi siamo fratelli, con tutto ciò che questo comporta. E Gesù cosa dice? Oggi si compie questa parola. Quindi Gesù è quello che compie la parola, cioè la promessa di Dio, compiuta la quale entriamo nella terra promessa, che è quello di vivere da figlio e da fratello. È la parola compiuta. E allora la gente dice: ma facci un po' di miracoli, come li hai fatti altrove. Ecco. E poi l'unico miracolo è che vogliono buttarlo giù e dalla rupe sulla quale è costruito Nazareth, cioè vogliono ammazzarlo, l'unico segno che dà, e poi se ne va. Quindi qual è il mezzo apostolico di Gesù? La parola vissuta, testimoniata a costo della vita. Questa parola è chiarificata dai suoi di Nazareth. Di nuovo un sabato successivo si trova a Cafarnao e si parla ancora della parola. Gesù insegnava con exousia, con potere. La sua parola ha il potere. Il potere è l'attributo di Dio, Shaltan, Sultan, padrone di tutto. Che potere ha la sua parola? La prima cosa che fa la parola di Gesù è che nella sinagoga di sabato, sarebbe come nella nostra chiesa di domenica quando tutti vengono all'Eucaristia,
esplode un indemoniato che prima veniva devotissimo tutti i sabati alla sinagoga. Cioè davanti a Gesù esplode il male. Perché uno può venire tranquillamente a messa tutte le domeniche, ma sta tranquillo e fare quel che gli pare nella vita. Invece davanti a Gesù che compie la parola c'è lo scontro col male. E difatti Satana dice a Gesù: che c'è tra me e te? E sono le stesse parole che Gesù dice a Maria a Cana: che c'è tra me e te? Questa espressione, che c'è tra me e te, è un'espressione di alleanza. Quando due re erano alleati e uno era attaccato, mandava dei messaggi al messaggero all'altro dicendo: guarda che mi attaccano, vieni a difendermi. L'altro gli rispondeva: che c'è tra me e te? Siamo alleati, ma quindi sta tranquillo, verrò. Quindi Satana dice a Gesù: che c'è tra me e te? Non sai che siamo alleati già dal giardino? Satana e Dio sono alleati perché tutti gli uomini credono in quel Dio tremendo che tiene buoni tutti gli uomini, il più violento di tutti domina e il mondo va avanti così tranquillo. Quindi non sai che siamo alleati, sei venuto a rovinarci. E tutto il Vangelo è un esorcismo, rovina la falsa immagine di Dio e di uomo. E Gesù dice: taci, esci da lui, sei entrato abusivamente. Quindi il primo miracolo, la prima opera potente della parola è che ci toglie la menzogna, la falsa immagine di Dio e di uomo. Ci rende liberi dal male interiore che ci domina e che ci abbiamo sempre dentro, perché l'esorcismo dura fino alla fine. Le tre tentazioni Gesù le avrà fino alla croce, si presentano tutte e tre uguali. Quindi anche noi tutta la vita. La seconda è: se siamo liberi dal male, c'è l'episodio della suocera di Pietro. Gesù si impadronisce della sua mano e lei, prima che aveva la febbre, la casa di Pietro fra l'altro è il simbolo della Chiesa, e nella Chiesa vedremo a Cafarneo c'è una grave febbre, chi tra noi è il primo? Che ci sarà anche nell'ultima cena, nel cenacolo, dove celebriamo l'Eucaristia. Questa suocera è la prima liberata dalla febbre e può servire. Servire vuol dire essere come colui che serve, cioè come Dio, perché Dio è amore e servizio. Quindi ci libera dal male la parola per renderci liberi per il bene, per amare e servire. La terza opera potente della parola è che rende feconda la pesca dei discepoli e li chiama a diventare pescatori di uomini. Cioè come loro sono pescati, cioè salvati dal mare, della loro infecondità e della loro morte, come sono amati, possono a loro volta amare. La quarta opera potente è la guarigione del lebbroso. Se noi amiamo i fratelli, siamo passati dalla morte alla vita, 1 Giovanni 3,14, e la nostra vita non è più infetta di lebbra, di morte visibile. La quinta opera potente è il paralitico, che si sblocca e può camminare. Perché? Perché è stato perdonato. Il potere del figlio dell'uomo, cioè di Dio, è di perdonare. Per cui può andare verso casa, e in questa casa ci sarà poi la chiamata di lei, poi ci sarà il banchetto, poi che il banchetto è un banchetto iniziale, anzi addirittura ci sarà una cena dove Gesù cammina sulle spighe subito dopo di sabato, i discepoli mangiano queste spighe come se mangiassero di lui del sabato, e Gesù dice: il figlio dell'uomo è il signore del sabato, e il sabato è fatto per l'uomo. Cioè Dio ci dona di passare dal sesto al settimo giorno, al sabato, di diventare come lui mangiando e vivendo di lui. Questa è la grande opera potente che fa la parola, ci rende come Dio. E la sesta opera potente, poi passiamo alla settima e ci fermiamo, è: per ricevere un dono bisogna avere la mano. Guarisce la mano che era chiusa fin dall'inizio, la nostra mano. Adamo la tese per prendere il frutto e la chiusa per possedere, finalmente si apre. Si apre per ricevere il dono di Dio, per lavorare, per donare. I piedi indicano il desiderio, no? Perdonandoci i peccati libera il nostro desiderio di vita piena,
e guardandoci la mano che indica il potere e le possibilità, ci dà finalmente il potere di Dio, che non è quello di tenere tutto in mano e sottolare tutti, ma di aprire, ricevere, di domare, di lavorare, di trasmettere. E questa mano potente, che ha il potere stesso di Dio, subito dopo c'è la scelta dei dodici e la Chiesa. Fatta da 12 persone, 11 più 1, una bella squadra, e che nessun allenatore metterebbe insieme perché sono tutti incompatibili tra loro. Non si capisce cosa c'entra quello che vanno a pagare le tasse e che detestano i romani che riscuotono le tasse e Matteo che riscuote le tasse per il pagare. Cosa c'entra gli zeloti che erano quelli che volevano scannare i romani e ci stanno insieme. Diciamo però qualcosa di comune, che sono tutti chiamati, perché amati. Quindi stanno insieme non perché vanno d'accordo tra di loro, ma per qualcos'altro, di più profondo. E poi hanno in comune qualcosa di molto profondo. L'ultimo, che è simbolo di tutti, tradisce. Il primo, che è simbolo di tutti, rinnega. Tutti gli altri fuggono al momento decisivo. Ciò che li rende tutti comuni è il comune peccato, in modo che tutti possano capire e possiamo capire che Cristo è morto per me, mi ha amato e ha dato se stesso per me. E ciò che capita a me, come sono pescato io dall'abisso del mio peccato e della mia morte, capita a ogni uomo e per questo posso essere chiamato e inviato agli altri per trasmettere la stessa esperienza a tutti. E la Chiesa è fatta per questo. E sono 12 come le 12 tribù di Israele, tutto il popolo di Dio, insomma, le 12 colonne. Ed è bello, no? Nessuno ha studiato teologia, nessuno. Cioè, gente qualunque che hanno imparato. Hanno imparato dal figlio, sono discepoli, essere discepolo, discere, imparare. Gli apostoli sono tutti discepoli, Luca li chiama sempre discepoli anche. Quando uno smette di essere discepolo non è neanche apostolo. Quando sei già imparato e sai tutto, fai quello che vuoi tu, non segui più il Signore. Infatti tutti dal Papa all'ultimo battezzato siamo discepoli. Quando smettiamo di imparare, i casi sono due: o siamo morti, ma allora impareremo molto di più, oppure siamo gli imbecilliti e abbiamo tradito il Vangelo. Ci sono molte scelte. E adesso ci fermiamo, ma che cos'è questa parola? Allora ci fermiamo sulla parola questa mattina. E la parola che leggiamo ora è lo specchio della vita cristiana. E sono le beatitudini in Luca, sono più brevi, e contengono la catechesi battesimale primitiva, la ritroviamo in Matteo dal capitolo 5 al versetto 7, in Marco invece non esiste perché introduce nella fede, le beatitudini si deducono come il Padre nostro, e si apprendono dalla vita stessa di Gesù, in Giovanni invece tutta la trasformazione delle beatitudini. E di questa catechesi abbiamo traccia in tutte le lettere di Paolo, la seconda parte, quella parentetica, è tutta, ripete queste cose. Tutte le lettere pastorali ripetono le stesse cose, le lettere poi di Giovanni, di Giacomo, di Giuda, di Pietro, ripetono le stesse cose, quindi è la catechesi antica della Chiesa, che è poi un compendio della vita di Gesù. Lo stile di Gesù. Allora ci fermiamo questa mattina a considerare dal versetto al capitolo 6, dal versetto 17 fino al versetto 38, lo specchio della parola, che sarà anche lo specchio della nostra vita. E sarebbe da leggere anche quotidianamente questo come preghiera.
chiedendo che ci dia quello che ci manca, come al mattino ci si mette allo specchio per vedere se ci siamo rasati metà barba solo, ma anche tutta, chi si rade, se è a posto la camicia, i capelli, così questo specchio ci fa vedere se siamo conformi a Cristo. E ogni volta che lo leggiamo siamo chiamati, abbiamo la grazia della conversione che è costante, per trasfigurarci in lui di gloria in gloria riflettendo il suo volto. Allora vi do prima la divisione e poi leggiamo il testo, rimane in mano, lo commento, e traducendo direttamente dal greco, se ci sono variazioni sulle vostre traduzioni non importa. Importante sarà il versetto 36, cosa dice lì? Diventate o siate misericordiosi? Siate, è sbagliato, va bene, non importa. Il resto va bene. Prima c'era un altro errore più grave, che merito avete? Invece Luca dice qual è la vostra grazia, lì credo l'avrà corretto perché era troppo grave l'errore. Va bene, allora, dal versetto 17 al 19 c'è la cornice redazionale e le cornici redazionali non sono come i quadri, che anche senza cornice il quadro esiste. La cornice redazionale fatta dall'autore è esattamente l'autore ispirato che dà l'interpretazione genuina di ciò che c'è dentro del quadro. Per cui trascurare i tratti relazionali vuol dire trascurare la Chiesa, l'incarnazione della parola e l'interpretazione autentica che ha dato già la Chiesa primitiva ai fatti di Gesù. Perché gli stessi fatti potevi intenderli come l'antesi farisei, era un farabutto che bestemmiava Dio, pretendeva di essere come Dio e giustamente l'abbiamo ucciso, supponi, no? Quindi è proprio il tratto redazionale, come sui giornali, il fatto, no, è meno importante del cappello redazionale del titolo che mettono i redattori per dire quello che vogliono dire loro, che poi è una menzogna perché evidentemente non interessa la realtà. Qui invece gli apostoli hanno capito davvero il mistero di Cristo nello spirito. E allora il pezzo redazionale è la chiave interpretativa. Quindi dal 17 al 19, poi vedremo, che c'è la chiave redazionale. Poi dal 20 al 26 c'è la Magna Carta del Regno di Dio, il manifesto del Regno di Dio, i nuovi valori. Prima delle leggi c'è la Carta Costituzionale, la Carta Costituzionale del Regno di Dio. Poi dal versetto 27 al 38 ci sono le leggi, esattamente dal 27 al 35 come comportarci con i nemici, che a sua volta questo pezzo si articola in altre parti. Poi dal versetto 37 al 38 abbiamo come si vive nella comunità e al versetto 36 abbiamo il centro di tutto il Vangelo di Luca. Diventate misericordiosi come il Padre vostro. E tutto il Vangelo è una variazione sul tema di questo imperativo fondamentale del Vangelo. Quindi adesso leggiamo ogni singolo pezzo e poi lo commentiamo. Versetti 17-19. Dopo aver fatto i 12, senza soluzione di continuità, il testo dice: è sceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante e una grande moltitudine di suoi discepoli e una pienezza di tutto il popolo veniva dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e Sidone e venivano per ascoltare lui ed essere guariti dalle sue malattie. E i tormentati dagli spiriti immondi erano curati. E tutte le folle cercavano di toccare lui, poiché una potenza, una dynamis da lui usciva che guariva tutti. Questo, dicevo, è un sommario redazionale posto tra l'elezione dei 12, cioè tra la Chiesa e le beatitudini. Che è importante dove è posto il testo, come è importante sapere che, per esempio, non so,
questa articolazione del dito sta in mezzo tra qui e qui, in modo che permette lo snodo degli altri due, perché se fosse qui sarebbe un'altra cosa, se fosse sul naso un'altra ancora. Quindi l'importante è dov'è il pezzo. Quel pezzo vuol dire che noi incontriamo la parola di Dio nella Chiesa. Gesù con i suoi discepoli scende dal monte, sta con loro. E tutta la folla ascolta questa parola detta da Gesù insieme con i suoi discepoli. E questi discepoli li chiama tutti ormai, poi è una moltitudine di discepoli, perché tutto il mondo, tutta l'umanità è chiamata a imparare dal figlio a essere figlio. Per raggiungere la propria identità vengono dalla Giudea, da Gerusalemme, da Tiro e da Sidone, da tutti i quattro angoli. E vengono per che cosa? Per ascoltare ed essere guariti. Tipico di Luca associare l'ascolto e la guarigione, perché è la parola che ci guarisce dal male profondo che abbiamo, perché il nostro male primo è nella testa, è la menzogna di Satana. Non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo dove andiamo, non sappiamo come vivere, e pensiamo che il senso della vita sia essere ricchi, potenti, prepotenti, autosufficienti. E così sterminiamo gli altri, non siamo qualcuno come Dio, appunto. E da qui tutti i mali. Quello che Giovanni, la prima lettera, capitolo secondo, versetto 14, chiama tatu cosmo, vuol dire l'ordinamento del mondo, che cos'è? È la brama della carne, la carne indica il bisogno, quindi la brama dei beni, gli averi, avere, possedere vogliamo. La brama degli occhi, ciò che è bello come frutto proibito, che cos'è bello? L'altro è il buono da mangiare, il bene. Il bello da vedere è il potere, la cosa bella. Dominare gli altri, essere qualcuno. Dio domina nessuno, serve tutti. E poi la superbia della vita. Io sono Dio a me stesso, io sono il centro. Tutto è strutturato il nostro agire, ma anche il nostro, si chiama il peccato originale questo. E quella menzogna che ci domina è che il Vangelo giorno dopo giorno cerca di levarci, di guarirci, una terapia che dura mediamente adesso sui 90 anni, una volta era più veloce perché si moriva prima. Io ti voglio dire, è mai conclusa. Perché subito si scivola a fin di bene che si fa tutto il male. Se sei figlio di Dio fai questo, no? Guarda, è più bello così, è chiaro che è più bello. Questa parola ci guarisce giorno dopo giorno. E poi tormentati dai diavoli e dagli spiriti immondi, lo spirito immondo è lo spirito contrario alla vita, lo spirito di morte, sono curati. In greco c'è la parola terapia, dove terapia vorrebbe dire per sé venerare, perché la vera terapia è il rispetto della dignità dell'altro. Don gnocchi, appunto. Cosa che esattamente lo spirito immondo ci toglie, perché è il non rispetto di sé e dell'altro e della vita. E poi continua ancora, e tutte le folle, prima parlava del popolo dei discepoli, e ora le folle cercavano di toccarlo. Noi nella Chiesa, nella comunità, tocchiamo ancora il corpo di Cristo, sì. E la sua parola ancora oggi ci tocca, perché poi si parla della parola. Noi lo tocchiamo nella parola e ci tocca con la parola. E quando si parla di fede nel Vangelo, si usa la parola toccare, che la fede non è, sì, si dice anche l'assenso razionale alle verità rivelate, cioè nell'apice dell'intelligenza, posso assentire alle verità rivelate, sì. Invece nel Vangelo si dice toccare Gesù, è la forma fondamentale di conoscenza che ha già il bambino, è toccare, è toccando che sai, e toccare vuol dire comunione, sai quando sei in comunione, non quando hai capito, ho capito tante cose io che non faccio, un'altra cosa è toccarle. Toccare è per fede, chi mi ha toccato? Tutti ti schiacciano, dice Pietro, no, il problema non è chi mi tocca,
la tua fede ti ha salvato, toccare. Bene, e chi lo tocca? È guarito perché da lui esce una potenza che guarisce tutti. Cioè da queste parole c'è un tocco interiore che ci guarisce tutti. E adesso vediamo queste parole, innanzitutto dal versetto 20 al versetto 26, che sono della carta costituzionale della Chiesa, lo statuto del regno di Dio, cioè chi è Dio. Ecco, di questi testi vi consiglio poi, tenetelo presente adesso se non vi dimentico di dirlo, di fare innanzitutto una lettura cristologica, vedere come Gesù ha vissuto queste cose, sono il suo autoritratto, di tutto questo discorso che vedremo. La seconda è una lettura teologica, Dio è così. La terza è una lettura antropologica, cioè l'uomo vero è quello che realizza queste cose, l'immagine di Dio in sé come il figlio. Poi una lettura ecclesiologica, la Chiesa è sale della terra e luce del mondo, se ha questo sapore di Cristo, se no deve essere calpestata e gettata via. E una lettura escatologica, cioè il fine del mondo è questo, quando Dio sarà tutto in tutti. E quindi c'è un momento presente in queste beatitudini e c'è tutto il futuro del regno di Dio che è lasciato alla nostra responsabilità. E vedremo. Allora, 20-26, ed egli, levati gli occhi in alto verso i suoi discepoli, diceva: beati i poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati gli affamati ora, perché sarete saziati. Beati i piangenti ora, perché riderete. Beati sarete quando vi odieranno gli uomini, e quando vi bandiranno e insulteranno e scacceranno il vostro nome come cattivo per causa del figlio dell'uomo. Gioite in quel giorno e saltate, danzate. Ecco infatti, grande la vostra ricompensa nel cielo. Così infatti facevano i profeti i loro padri. Ma ahimè per voi ricchi, che già avete ricevuto la vostra consolazione, ahimè per voi che siete ora ripieni, perché avete fame, ahimè per voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete, ahimè per voi quando diranno bene di voi tutti gli uomini. Così infatti facevano i falsi profeti i loro padri. Allora il brano è strutturato su un beati voi e ahimè per voi, dove la parola beato vorrebbe dire mi congratulo con te, hai vinto. È una forma di congratulazione, tu sei fortunato proprio, perché il regno è tuo. E quel guai è il guai profetico, non è che Dio mi faccia qualcuno, ma è il contrario del mi congratulo, cioè mi dispiace per te, ahimè per te, proprio sento io il dolore che tu faccia così. Allora vediamo, tenete presente che c'è un altro codice, oltre a quello di Matteo, che contiene altre beatitudini, beati i ricchi, potenti, prepotenti, quelli che dominano tutti. È un codice che non è segreto, ce l'abbiamo tutti dentro. Mi fa tenerezza quando magari si va in altre nazioni come in Africa, dove dicono: ma noi, se uno è prete, è un capo, e il capo è un potente, quindi deve essere, scusa, ma quel codice ce l'abbiamo anche noi scritto dentro. Essere potenti e prepotenti e violenti e dominare e essere ricchi ce l'abbiamo tutti. Si chiama peccato originale, ed è poco originale perché ce l'abbiamo tutti.
quindi e sta all'origine dei nostri mali. Allora, mi congratulo con voi poveri, la parola povero qui è ptokos, pitocco, quello che vive di dipendenza, che tutto riceve. Perché? Perché tutto quello che noi abbiamo, l'abbiamo ricevuto. Che cosa appena non ho ricevuto? Vivo di grazia. Tutto è dono di Dio. E allora la mia beatitudine è quello che ricevo da Dio, per cui in tutto ciò che ricevo c'è dentro tutto l'amore del Padre per me. E la vita è l'amore, non la cosa che ricevo, neanche la vita biologica che ricevo, perché se io voglio trattenere la mia vita la perdo, solo se la do per amore la guadagno. E vorrei che capissimo come la povertà è il principio di tutti i beni. La povertà come quella del pitocco che tutto riceve, perché tutto è dato. E Dio stesso è povero, perché Dio possiede nulla, Dio dà tutto, fino a dar se stesso. E anche l'essere di Dio Padre è essere tutto del Figlio, suo essere è essere dell'altro, questa è relazione sussistente. E l'essere del Figlio è essere del Padre, e l'essere dello Spirito è l'essere di ambedue. Cioè Dio è colui che tutto dà e tutto riceve. E come tutto riceve, tutto dà. È la circoncessione della Trinità, è la vita divina. E il dare è il segno dell'amore, il possedere è il simbolo dell'egoismo. Supponete, se Dio volesse per un momento possedere ciò che è suo, facciamo un'ipotesi, il mattino vogliamo alzarci e vogliamo aprire gli occhi e Dio dice: scusa, sai che l'occhio è mio, hai pagato l'affitto dell'occhio, ma anche l'energia della palpebra per aprirsi è mia, hai pagato l'affitto dell'energia, ma anche la luce che viene. Si arresterebbe in un istante, tutto il mondo piomberebbe nel nulla e anche Dio non esisterebbe più, perché Dio è dono. Se Dio possedesse o mettesse i confini a tutte le cose sue, quel filo spinato, proprio la stessa creazione è un atto di kenosis, non di possesso, di zinzù, di restringimento, che lascia spazio a tutti, l'amore lascia spazio, fa vivere tutto e tutti. Mentre il nostro istinto è possedere, il peccato di Adamo è possedere ciò che è donato. E la salvezza è donare ciò che è rubato. Mi togli la vita, te la do, ti do la vita per te. E anche la miseria nel mondo, ormai lo capiscono anche gli studiosi di economia, è prodotta dalla nostra economia del possesso. Per cui l'economia che veniva fuori nel discorso a Nazareth di Levitico 25 o di Isaia 61 dell'anno mondiale, l'economia del dono è fondamentale. L'altra crea miserie, ingiustizie, guerre, diventa feticismo, idolatria, perché vuoi i beni e possederli, che è il principio di tutti i mali e di tutte le divisioni. Ciò che possiedo mi divide da Dio, perché non è dono suo, è mio, e mi divide dagli altri. Quindi entrare nella dinamica di uno stile diverso, di uno stile divino, che è quello poi del battesimo di Gesù, che fa dei limiti, il luogo non di aggressione per possedere, ma di accoglienza, di comunione, di amore. E la povertà è necessaria per l'amore. Tutto quel che ho ricevuto da Dio vivo di grazia, per questo vivo di Eucaristia, ringraziando. E la funzione dell'uomo è fare Eucaristia su ogni cosa, in modo da riconoscere tutto come di Dio, allora tutto vive in Dio, ed è l'uomo che riscatta il creato mediante il suo grazia, l'Eucaristia, che è un fatto non solo così del corpo di Cristo nell'ostia, ma è un fatto cosmico, Dio tutto in tutto. Questo è il disegno di Dio, attraverso l'uomo che è il pontefice del creato, fa da ponte tra il sesto e il settimo giorno. Beati voi pitocchi, perché vostro è il regno di Dio, già ora è vostro, già ora, il regno di Dio è in mezzo a noi, in tutti i poveri, in tutti i miliardi di persone, dei poveri cristi, lì è il regno di Dio in mezzo a noi,
E lì troviamo il nostro re. Ogni volta che hai fatto uno di questi minimi l'hai fatto a me. E non è che salvi loro, ma salvi te. Con questo però non è giustificazione allora di ingiustizie, di prevaricazioni, perché subito dice: beati voi che siete affamati ora, perché sarete saziati. Cioè c'è un'ora di fame dovuto al fatto che non siamo poveri ma vogliamo essere ricchi e potenti. Bene, il futuro sarà di sazietà, e in mezzo cosa c'è? C'è il nostro impegno di aprire gli occhi sulla beatitudine dei poveri, riconoscere lì Cristo, e quindi il nostro locus theologicus è quello, è lì che scopriamo chi è il Signore che ci salva. Lazzaro è Dio aiuta, è il povero gettato alla nostra porta che ci aiuta per la salvezza, Dio salva. Beati quelli che piangono ora, perché riderete, quindi si rivolge a poveri reali, riderete, è il riso pasquale. Bene, ecco, applicate poi queste cose a Gesù, no? Beati quando vi odieranno gli uomini, e bandiranno, vi insulteranno e scacceranno il vostro nome come cattivo per causa del figlio dell'uomo. Danzate in quel giorno. Quel giorno è il giorno di Dio. È il giorno nel quale diventiamo come Cristo, che è stato trattato così. È il giorno della salvezza, quindi danzate. Noi che cerchiamo il prestigio, il potere, il dominio, ci lamentiamo quando non ce lo danno. Guai a noi se ce l'abbiamo. Siamo l'anticristo. Parliamo come l'agnello, ma facciamo il contrario. Danzate di gioia. Grande è la vostra ricompensa, Dio. Siete come Dio. Siete suoi testimoni. Così infatti hanno fatto con i profeti i loro padri e continueranno a farlo. Noi poi siamo specialisti, perché quando troviamo queste persone li ammazziamo, poi li facciamo i sepolcri come i nostri padri. Comunque ci ha compreso nel prezzo. E dopo, ma ahimè per voi ricchi, proprio è un dispiacere, questo ahimè è vero, perché siamo tutti così. Perché avete già il vostro consolatore, lo Spirito Santo. Poveretti, siete malmessi, se tutto il vostro spirito è possedere le cose, siete finiti. La vostra vita è avere delle cose, siete feticisti. Sacrificate la vita alle cose, sacrificate i fratelli, siete soli, invidiati, odiati, ammazzate la gente e farete la fine poi anche voi, con tutte le vostre cose. Scusate, un piccolo intervallo, ma quando negli esercizi spirituali Sant'Ignazio parla delle due strategie, delle due bandiere, no? La strategia di Satana, che dice a tutti i diavoli di andare presso tutte le categorie di persone perché imparino a desiderare le ricchezze. Poi quando sono ricchi vogliono il potere, e il potere, dominare sugli altri, e poi sono orgogliosi, basta. Se voi fate questo potete andare in pensione tranquilli, abbiamo il mondo in mano. Gesù dall'altra parte ha il suo stile e insegna la sacra dottrina, si dice nel testo. E la sacra dottrina in latino medievale vuol dire l'essenza del cristianesimo. E paradossalmente in quella sacra dottrina non si parla né di Dio, né di Cristo, né di Spirito Santo, né di Madonna, né di Santi. Ma Gesù riunisce tutti i suoi discepoli e li manda ad insegnare ogni persona ad amare la povertà, il servizio e l'umiltà, basta. Poi quando sono così sono già come Dio, che è così. Allora capiranno il mistero di Dio, del figlio e dei fratelli. Detto in modo molto semplice, le due maglie delle due squadre, insomma, ecco. Della Lazio e della Roma, è bene distinguerle se si gioca contro. Ecco. E non continuo, ma è tutto chiaro, credo. Ecco, sostiamo su questo, che è il nuovo mondo di valori e di desideri, perché l'uomo poi realizza quel che desidera.
Desideriamo essere come Dio, bene, Dio è così, non nell'altro modo. L'errore di Adamo non è voler essere come Dio, siamo fatti per essere come Dio, e aver sbagliato l'immagine di Dio. Infatti il principio di tutta la vita è essere come Dio, dirà anche dopo Gesù, diventate come il Padre, no? E poi dal versetto 27 al 35 si parla dei nemici, sarò molto più sintetico, dove e poi dopo degli amici. Comunque dal 27 al 38 ci sono 18 imperativi, sono comandi, si comanda una cosa che non si farebbe. E questi 18 imperativi sono tutti indicativi, ciò che Gesù fa con me e con tutti, e ci chiamano a essere come lui. Primi quattro imperativi, quelli a voi che mi ascoltate, dico, a voi che ascoltate, amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi odia, benedite chi vi maledice, pregate per chi vi calunnia. Ai nemici si fa queste cose, perché Dio non ha nemici, ha solo figli. E fino a quando io detesto i nemici, vuol dire che io sono nemico di Dio. Perché detesto uno che, per esempio, mi ruba la torta? Perché a me piace la torta. Ma se l'altro è mio fratello, non è che me la prendo con lui, gli chiedo, hai fatto indigestione per caso? Cioè, il nostro avere nemici indica la nostra connivenza col male. Vorrei anch'io quella torta, ma me l'ha presa tutta lui. Dio non ha nemici, ha solo figli. Solo che ci sono dei figli sfortunati che non sanno i valori, non sanno di essere figli e di essere fratelli, e quindi sono nemici davvero, cioè sottraggono, sono appunto i ricchi, i potenti che vogliono rubare tutto a tutti. Bene, per questi la nostra arma per vincere il nemico è amate, amate. Non sono le crociate, è l'amore. Come io ho amato voi. E poi non è solo amore di cuore, ma fate, diventa mano. Fate del bene a chi vi odia. E non solo mani, diventa bocca, benedite. Nella Bibbia si benedice solo Dio, è il benedetto. Benediciamo anche i nemici perché? Perché ci fanno diventare come Dio, misericordiosi. Noi normalmente abbiamo sempre bisogno di screditare i nemici, anche la stampa cattolica, anche la civiltà cattolica, sempre si lamenta degli altri, guarda come sono, come sono. Gesù non ha mai rimproverato nessun peccatore, se mai ha rimproverato il giusto e il farisei, non aver capito niente. Perché le nostre prediche, sempre contro, scusa, Gesù è contro nessuno, se mai è contro noi che siamo contro quelli lì. Quelli lì vedendo noi contro è chiaro che si smarcano andando contro Dio, ma il bel nome di Dio è bestemmiato per causa nostra. Sono piccoli dettagli, ma importanti, perché è la sostanza del regno di Dio. E poi pregate, pregate. Poi a quelli che dicono parole cattive su di voi, cioè, beati, dice Matteo, quando mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi, ma mentendo, perché se lo dicono giustamente hanno ragione, non siete beati. Quindi se mentendo parlano male di voi, ringraziate Dio e pregate per loro. Interessante. Voi trovate nel Vangelo una volta che Gesù abbia parlato male di un peccatore? Ma se si fa così, allora il male vince. No, è l'unica tecnica per vincere il male. Ecco allora i quattro imperativi dal 29 al 30. A chi ti colpisce sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti vuol togliere il mantello, non negare la tunica. A chi ti chiede, dà. A chi ti toglie, non chiedere il ritorno. Cioè, dov'è che si arresta il male? Quando uno ha una forza di amore tale che non risponde al male con male,
Perché se uno mi dà uno schiaffo, io da buon bresciale gli ho dato due pugni prima, ma non è che ho rimediato al male, l'ho duplicato abbondantemente. Il male si arresta dove uno ha l'amore di portarlo su, ha la forza di amore di portarlo su di sé senza restituirlo. Vincere il male col bene. Perché se vinco il male col male devo fare un male maggiore, quindi sono peggiore di lui. È molto maggiore perché servo da deterrente e l'altro si prepara ad un deterrente maggiore e il male cresce all'infinito. Si arresta dove uno è come l'agnello di Dio, perdonato fin dalla fondazione del mondo, che è Dio stesso, come amore che vince il male. Non sto lì adesso a commentare tutto, ma è molto chiaro. È quello che ha fatto Gesù sulla croce, in ciascuno di noi. Dopo il versetto 31, dalla regola generale: ciò che volete che gli altri facciano a voi, fate loro similmente. Cosa voglio dagli altri? Che mi amino, anche se sono un po' carogno, che mi facciano del bene, che parlino bene di me, che se mi rubo il mantello mi diano anche la tunica, che se per caso mi faccio del male non me lo rendono duplicato. Io so cosa desidero dagli altri. Bene, cominciamo a farlo. Tutti abbiamo dei diritti. Cosa gli altri mi devono? Che i miei diritti diventino i miei doveri verso gli altri. E poi le motivazioni. Se amate quelli che vi amano, qual è la vostra grazia? Spero che adesso abbia tradotto giusto, perché prima si diceva qual è il vostro merito. Il merito è il contrario della grazia. Poi ai cari simili, qual è la vostra grazia? Cioè non avete la grazia battesimale, non avete ancora conosciuto Dio, perché c'è anche un amore, anche i nemici amano i loro nemici. Scusa, si amano tra di loro. Quale gratitudine vi è dovuta? Non è ancora giusto, è ancora sul merito. Invece, quale grazia avete? E la grazia battesimale. Che esperienza avete della caris di Dio? Nessuna. Perché Dio ci ha amato gratuitamente. Perché anche i peccatori amano i peccatori. È un amore di prostituzione, cioè se mi ami ti amo, se non mi ami ti odio. Questo non è amore. Se voi fate del bene a quelli che vi fanno del bene, che grazie avete? Queste qui si chiamano commercio. Anche la mafia fa così, si scambiano i favori. Se date a coloro dei quali sperate ricevere anche con interesse, magari. Questo si chiama egoismo. Anche i peccatori fanno così. Quindi c'è tutto anche una specie di convivenza che è buona, che fanno anche i peccatori tra di loro, che si vogliono gli egoismi. Voi invece amate i nemici, fate del bene e date nulla sperando, e sarà grande la vostra ricompensa. Qui è proprio la ricompensa. Sarete figli di Dio. Cioè facendo così diventiamo figli di Dio. E poi ci dà la prima definizione di Dio, che verrà ripresa dopo. Chi è Dio? È usabile, in greco c'è la parola krestos, che si può usare, claro. È usabile per gli disgraziati e i cattivi. È disponibile per tutti. Per tutti i disgraziati e i cattivi, chiaro. Se vi trovate un buono, anche per i buoni. E poi c'è il centro di tutto il Vangelo di Luca, il versetto 36. Diventate misericordiosi come anche il Padre vostro è misericordioso. E la parola misericordioso, oiktirmon, qui, e traduce la parola ebraica rachamim. Diventate uterini come uterino il Padre vostro. Cioè la qualità di Dio Padre è che è madre, che accetta sempre, tutti, e rifiuta nessuno. È misericordia che accoglie e vince ogni miseria. Anzi, il titolo della misericordia è la miseria. E per capire il valore di questo versetto, tenete presente che rifà il verso al Levitico 11,44, quel codice di santità. Siate santi perché io sono santo.
dobbiamo essere santo, come dire santo vuol dire diverso, altro. Dobbiamo essere altri. Quello che Matteo 5,48 dice, perfetti come il Padre. Questa perfezione. Cos'è la perfezione di Dio? È che è un utero materno, che non può non accogliere. Per questo è Dio, che dà la vita a tutti e non la accoglie a nessuno. E fa di ogni male della persona amata il luogo del suo amore e della sua misericordia. E tutto il Vangelo di Luca è una variazione sul tema che lo scriva Mansuetudinis Christi, lo diceva Dante, una variazione sul tema della misericordia, che è il centro della vita cristiana. Viviamo della misericordia di Dio che ha dato la vita per me peccatore. E come sono stato graziato, anch'io userò grazia per gli altri. E poi i versetti 37 e 38 sono le quattro colonne della vita comunitaria e della Chiesa. Quindi queste con gli amici. La prima è non giudicate e non sarete giudicati. Prima cosa che facciamo è giudicare, no? Quando vediamo una persona, se vale o non vale, se è utile o inutile. Dio non giudica nessuno. Il suo giudizio è la croce, dove dà la vita per tutti. Quindi il nostro giudizio negativo sull'altro rivela il male che abbiamo nel cuore, non siamo come lui. Ogni nostro giudizio sull'altro è più grave del peccato che l'altro fa. Perché gli nego di essere figlio di Dio, giudicandolo male. E invece è figlio di Dio amato. E io nego Dio che lo ama come figlio. È come Giona che si ribella a Dio, insomma, perché è clemente, longanime, misericordioso e di grande amore. Non si fa così. Giudicando l'altro giudico Dio che lo accetta e quindi mi giudico non figlio, io. E tra l'altro è molto bello perché è un imperativo presente negativo. Ora in greco l'imperativo si usa da oristo quando si vuol dire, quando si vuol dare un imperativo, mentre invece l'imperativo presente è continuate. E qui continuate a non giudicare, ma siccome giudichiamo sarebbe smettetela di giudicare. Nella prima parte ci siamo che giudichiamo, adesso bisogna smettere di giudicare. Poi il giudizio interiore possiamo anche condannare, la condanna esteriore. Non condannate, smettetele di condannare e non sarete condannati. Gesù ha mai condannato nessuno, si è fatto condannare lui per i peccatori. E nel processo ha taciuto perché se avesse parlato, siccome lui risulta innocente, gli accusatori dovevano subire la sua stessa condanna. E poi positivamente sciogliete apolio. Dobbiamo slegare gli altri, noi possiamo inchiodare l'altro alla sua colpa o perdonarli, cioè slegarlo. Perdonate e gli sarà perdonato. E poi la terza, date. E il dare non ha oggetto, perché tutto è dono. Date e gli sarà dato. Che cosa? Una misura scossa, sovrabbondante, perché sarà versata nel vostro grembo, perché nella misura in cui date, vi sarà dato. Cioè vuol dire che dando ricevo la mia misura di figlio di Dio, perché Dio è dono, uno che dà. Ci sono le quattro regole per restare insieme. Ecco, penso, scusate, sono stato un po' lungo, ma la materia era un po' tanta. Fermatevi sopra la cornice, chiedendo appunto il dono di essere guariti da questa parola. Immaginate ad essere lì con Gesù che alza gli occhi, perché sta più in basso, non parla dall'alto come sto facendo adesso, parla dal basso, queste cose le ha vissute. E poi si dice che diceva, cioè ha cominciato a dire e non ha ancora finito, cioè lo dice ancora adesso a noi. E poi vedete dal versetto 20 al 26 i nuovi valori,
poi l'atteggiamento con i nemici, perché bisogna fare così con i nemici, poi il centro di tutto, la misericordia, e poi come si vive all'interno della comunità. Credo che avete abbastanza materia.